Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, un caro saluto anche a tutte le persone che ci stanno seguendo in streaming sul sito rete8.it. Innanzitutto in apertura doverose scuse per l'inizio con qualche minuto di ritardo di questa diretta, ma abbiamo avuto un inconveniente che abbiamo risolto brillantemente. Chiedo comunque scusa ai nostri telespettatori, partiamo con qualche minuto di ritardo e naturalmente recupereremo nel corso della trasmissione. Trasmissione come tutti i giovedì in diretta dedicata al Covid. Questa sera parleremo di vaccini anti-Covid con la regione Abruzzo che si conferma regione virtuosa tra le prime in Italia per quanto riguarda l'andamento di questa profilassi di massa. E se questo trend sarà confermato nelle prossime settimane, la famosa o famigerata immunità di gregge verrà raggiunta per quanto riguarda la nostra regione il 21 agosto, in netto anticipo con le previsioni del governo. Questa sera parleremo di vaccini nel giorno in cui si sarebbe dovuto esprimere il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico su AstraZeneca. Io ho controllato fino a pochi secondi fa le agenzie e il Comitato Tecnico Scientifico non si è ancora pronunciato. Sono arrivate delle dichiarazioni del Ministro della Salute Speranza a proposito di AstraZeneca, consigliato preferibilmente per gli over 60. Che cosa è successo? Sicuramente lo sapete anche meglio di me. In serata è morta quella ragazza di 18 anni di Sestri Levante che si era vaccinata in un open day il 25 di maggio nella sua città a Sestri Levante, e c'è anche un'altra ligure, mi sembra di 34, 35, 36 anni in gravi condizioni. Questi casi di trombosi recenti hanno portato, o meglio riportato, il Comitato Tecnico Scientifico a rivalutare le indicazioni per l'utilizzo di AstraZeneca verso quale fascia di età. Il Ministro Speranza, come vi ho detto, sembra propendere per un uso per le persone over 50. C'è chi dice che invece verrà riportato, come già deciso il 7 aprile scorso, per gli over 60. Ma in queste ultime settimane ci sono stati tanti open day, open night dedicati ad AstraZeneca, e c'è stato soprattutto questo afflusso anche meraviglioso, carico di entusiasmo, se vogliamo, di ragazzi che si sono sottoposti a vaccinazione. È lecito anche il dubbio se tutte queste dosi di AstraZeneca sono state utilizzate. Perché? Perché c'è una larga fascia della popolazione over 60, si parla di 3 milioni, 3 milioni e 300 mila persone in Italia che non si sono vaccinate e che magari hanno rifiutato AstraZeneca, e quindi potrebbe essere stato girato così verso fasce di età molto più giovani. Argomenti che tratterò con la mia graditissima ospite. Con lei parleremo ovviamente dell'efficacia dei vaccini, parleremo anche di terza dose, di esitanti o contrari che immagino verosimilmente dopo le notizie di oggi saranno aumentati, e parleremo anche di novità per quanto riguarda i vaccini che stanno per arrivare sul mercato. Faremo tutto questo grazie alla competenza della dottoressa Graziella Soldato. Buonasera e bentornata nei Buonasera, nostri buonasera a studi. tutti i telespettatori di Rete 8. Dottoressa Graziella Soldato, dirigente medico, unità operativa complessa, igiene, epidemiologia e sanità pubblica dell'ospedale di Pescara, settore vaccinazione. Vaccinazione. Allora, io intanto in premessa ho cercato di condensare le notizie delle ultime ore anche per così dare un po' il là agli argomenti che affronteremo in questa puntata. Certo. CTS che si sarebbe dovuto esprimere, almeno In fino a queste poco ore, fa, in queste certo, in ore, queste non ore, si è ancora certo. espresso su Zeneca. AstraZeneca. Ci sono le indicazioni del Ministro della Salute Speranza. Che idea si è fatta, Guardi, dottoressa, lei da esperta vaccinologa? allora, bisogna anche vedere cosa hanno fatto gli altri paesi prima di noi. Molti paesi hanno avuto il coraggio di sospendere la vaccinazione con AstraZeneca, e altri addirittura Per la tutte le fasce fascia di d'età. età, esattamente. Altri addirittura l'hanno sospesa per fasce di età 55-60 anni. Altri addirittura hanno applicato la strategia proprio
per non ripetere la seconda dose, del mix and match, cioè di cambiare tipo di vaccino al richiamo della seconda dose. Chiaramente la situazione attuale, la situazione epidemiologica attuale, con una bassa circolazione, con casi in drastica riminuzione, seppur si tratti, quello già noto, di un effetto collaterale raro, ma pur grave, ma quando da un punto di vista epidemiologico la possibilità di ammalarti eguaglia quasi la possibilità dell'effetto raro, è chiaro che questo rischio non è più tollerabile in qualche modo. Quindi si bilancia un po'. Quando si bilancia, esatto. Senta, c'è anche da dire che determinati altri paesi dell'Unione Europea lo stesso discorso che hanno fatto per AstraZenega l'hanno fatto anche per Johnson, cioè, che tra l'altro è una caratteristica, è stato autorizzato anche per 12-15 anni, no? Esatto. Quindi tutto questo ovviamente lascia perplessi, esatto. Lascia perplessi l'opinione questo pubblica. Questo problema in realtà riguarda tutti i vaccini con la caratteristica del vettore virale, che purtroppo può dare questi fenomeni rarissimi, diciamo ancora rarissimi, ma purtroppo dovremmo anche andare grave. Avanti con i vaccini a RNA messaggero. Guardi, se lei vede una c'è una slide, una slide parliamo, in cui c'è proprio il panorama dei vaccini attualmente in studio. Sì. Ce ne sono circa 200, di cui un centinaio già in fase clinica. E tutti questi hanno anche caratteristiche completamente diverse, anche quelli attualmente sottoposti a revisione ciclica da parte dell'EMA, oltre al classico vaccino a RNA messaggero, c'è un altro vaccino abbastanza a buon punto di valutazione, che addirittura ha subunità, quindi abbiamo una panoramica di vaccini con caratteristiche completamente diverse da quelle dei vaccini a vettore virale. Sì, però i problemi fino adesso li abbiamo avuti in linea di massima soprattutto con quelli a vettore virale. Certamente. AstraZeneca, Johnson & Johnson di meno, però tutto questo sta creando anche sconcerto nell'opinione pubblica. Torno tra lei tra poco, un'ultima cosa, stava dicendo c'è anche un abbassamento notevole della circolazione del virus. Quindi dei casi, ecco perché dicevo, nel momento in cui la possibilità che ho di ammalarmi si abbassa, correre il rischio non vale più la pena, ecco questo. Il report di oggi parla in Abruzzo di 38 casi, un decesso, i decessi comunque sono arrivati a 2.499. La Fondazione Gimbe dice che negli ultimi due mesi sono crollati dell'80% i ricoveri in tutta Italia e questo ovviamente è anche merito degli ospedali, fortunatamente. Torno da lei tra pochissimo, prima come ogni settimana vogliamo rendere omaggio ai medici deceduti per contagio dall'inizio della pandemia e dunque andiamo sulle pagine del sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri, sempre listati a lutto, numeri da strage fermi, fortunatamente da settimane a 359 specialisti morti, che sono comunque tantissimi, 87 gli infermieri deceduti, 30 i farmacisti contagiati e morti dall'inizio della pandemia. La pagina della solidarietà, questa settimana vogliamo dare volentieri risalto alla donazione fatta dalla Polizia Municipale di Montesilvano, guidata dal comandante Nicolino Casale, al reparto di neonatologia dell'ospedale di Pescara. Nel concreto sono stati donati 610 euro, frutto di raccolte solidali fatte dagli agenti. La somma, che è stata consegnata alla dottoressa Susanna Di Valerio, che dirige il reparto, sarà destinata all'acquisto di due lettini per neonati. Alla cerimonia di consegna, lo vedete, era presente anche il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis. La dottoressa Di Valerio ha sottolineato la bella amicizia nata negli ultimi anni con i vigili urbani di Montesilvano, sempre pronti ad iniziative solidali per migliorare l'umanizzazione delle cure dei bambini in ospedale. Grazie alle persone che lavoreranno con me a questa terz'ultima puntata della stagione di Pronto Medicina Facile, chiuderemo giovedì 24 giugno, grazie in regia alla collega Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Con Francesco Specchiulli siamo prontissimi a ricevere le telefonate, infatti già si stanno prenotando diverse persone.
notizie anche di servizio, le altre invece ci possono ancora chiamare, i numeri sono in sovrimpressione, 0871 5873 230 5873 235, ricordo anche l'indirizzo email che è salute@rete8.it. Grazie, buon lavoro a te e tra poco potremo aprire alle telefonate visto che ci sono già diverse prenotazioni. Allora, prima però voglio commentare con la dottoressa Soldato uno studio che è stato portato avanti dall'ASL di Pescara insieme all'Università di Ferrara, c'era stata una conferenza stampa anche qualche settimana fa, studio guidato dall'epidemiologo Alberto Manzoli che tra l'altro è molto conosciuto perché ha lavorato tanto qui in Abruzzo. Intanto vi chiedo, prima di entrare nel merito e commentare i dati che sono emersi da questo report, avevate chiesto che questo vostro studio venisse pubblicato su una rivista scientifica una decina di giorni fa. Sì, oggi ci è arrivata finalmente la comunicazione che questo lavoro è stato accettato e è pubblicato sulla rivista scientifica Vaccines. Allora, intanto possiamo partire con le diapositive, possiamo far vedere le diapositive che ha preparato la nostra ospite per commentare anche i risultati di questo studio. 37.000 adulti seguiti in provincia di Pescara nei primi sono mesi. Sono stati, se vede le slide, avanti, sì. Queste sono sui vaccini di oggi, avanti, questa? No, avanti, quella successiva, eccola qua. Sì, questa. è la pubblicazione, avanti ancora, vedete lì ci sono i numeri, sono stati diciamo rivisti perché fondamentalmente non si vedono. Questo studio è stato condotto confrontando la popolazione vaccinata rispetto a quella non vaccinata. Sì. E che cosa si è evidenziato tra tutte le persone vaccinate sino ad ora? Abbiamo visto come nelle persone vaccinate a una dose o a due dosi, sì, in quelle vaccinate a due dosi la efficacia del vaccino arrivava al 98% nel prevenire l'infezione. I vaccini li avete utilizzati tutti in questi mesi? Abbiamo utilizzato abbiamo utilizzato Pfizer, Moderna e AstraZeneca, sì. Chiaramente poi con una dose abbiamo fatto il follow up anche nei soggetti vaccinati a una dose, sì, e la efficacia variava dal tipo di vaccino dal 55% al 95%, che è in linea poi con l'efficacia valutata sul campo da altri studi internazionali, sì, condotti in Israele, condotti negli Stati Uniti o in Gran Bretagna. Quindi la notizia del giorno è che questo studio è stato pubblicato sulla rivista Vaccines, se vedete. Quella che vediamo, sì, che vai avete avanti visto con sulla le diapositive, Francesco. Indietro, questa qua, quella precedente. Precedente, esattamente. Eccola qua. Quindi la notizia del giorno, calda. Calda, sì, con tutto il gruppo dei colleghi. Senta, di Pescara. L'importanza di questo studio è legata al fatto che voi avete lavorato su una popolazione di 37.000 persone, un follow-up durato 30 giorni, un mese, tre vaccini quelli utilizzati ed è il mondo reale, esatto, che ben si discosta dalle sperimentazioni, dai trials clinici. Esatto. I trials clinici hanno una caratteristica che sono ben controllati, quindi tutti i soggetti arruolati vengono in qualche modo selezionati, la popolazione reale non è una popolazione selezionata. E quindi gli inglesi hanno coniato due parole ben specifiche per identificare quello che viene fuori da un trial clinico e quello che viene fuori dalla vita reale, cioè efficacy ed effectiveness, cioè l'efficacia è quella che viene fuori, gli inglesi che sono sempre, però l'efficacia è quella che viene fuori dal trial clinico, l'effectiveness, l'efficacia sul campo reale è quella che viene fuori da studi di questo genere. Siete riusciti anche a magari valutare, visto che avete adoperato tre vaccini, due a RNA messaggero e uno a vettore virale, quali sono stati più efficaci?
l'efficacia è sovrapponibile. Magari ad una dose due si sono mostrati più efficaci rispetto a un'altra. Un altro vaccino, però fondamentalmente sia a ciclo completo l'efficacia è sovrapponibile, soprattutto nell'evitare la malattia grave e nell'evitare le morti. Mi confermi questa mia convinzione che probabilmente... E badi bene che questo studio è stato fatto in una zona, in un'area dove, come tutta Italia, circolano le varianti. Noi non abbiamo il vecchio ceppo di Wuhan, che è stato utilizzato all'inizio delle sperimentazioni. Adesso abbiamo un'efficacia sul campo sulla variante inglese, che è la variante alfa, mi sembra, perché adesso si chiama con la lettera dell'alfabeto greco. Mi confermi o mi bocci questa mia convinzione? I vaccini a RNA messaggero favoriscono la produzione di anticorpi, mentre quelli a vettore virale la produzione di linfociti T. È vero oppure no? L'immunità cellulomediata riguarda tutte le tipologie di vaccini, questa tipologia di vaccini. Guardi pure la telecamera. Quindi non mi sento di dire che sia prevalente nell'uno e nell'altro. Dobbiamo dire che l'immunità cellulomediata si trova anche nei vaccini a RNA messaggero. Se magari poi uno... c'è questo discorso di andare a titolare gli anticorpi non è così corretto per valutare l'efficacia di un vaccino. L'efficacia di un vaccino si valuta sul campo, cioè quanto è in grado di prevenire una infezione, una malattia e una morte. Tanto per Gigliola, visto che sono le 21.30, può far partire le telefonate, anche perché giustamente i telespettatori che si sono prenotati vogliono dialogare con la dottoressa Soldato. Che cosa succederà adesso, dottoressa, per quanto riguarda AstraZeneca? Tutti gli open day, open night, cioè anche voi credo ne avete fatti a Pescara e avete avuto anche un successo incredibile di giovani. C'è una, e questo dimostra quanto i giovani vogliano fare il vaccino, ed dato positivo è che i giovani probabilmente vogliono vaccinarsi. Sono quelli che non pensano magari solo alla movida, vogliono tornare a scuola in sicurezza, a una visto vita che normale, è tempo a una di estate, normale. Vogliono anche meritarsi le vacanze in sicurezza. E devo dire, questo è un commento che faccio con grande sincerità, e che sono un esempio meraviglioso per tutti quelli quarantenni, cinquantenni, sessantenni che sono un po' ritrosi, un po' esitanti in questi da casi, questo punto di vista. E poi parleremo di esitanti, contrari, eccetera. Diamo spazio alle telefonate. Pronto, Rete 8? Pronto? Sì, salve. Buonasera. Buonasera, sono Luciana. Luciana, da Pescara. Sì. Buonasera, da Pescara, vero? Sì, da Pescara. Sì, prego. Volevo chiedere alla dottoressa, io ho effettuato due dosi del vaccino Moderna, vorrei partire e quindi volevo sapere se potevo stare tranquilla con le varianti del Covid. Resti in linea. Perché penso che sia importante anche capire dove vuole andare, no, dottoressa? Oppure sì, anche se in realtà può andare dovunque. Può andare dovunque, perché attualmente anche sulle principali varianti questi vaccini hanno dimostrato un'efficacia non completa, però ottima. Sì. Luciana, altre domande per la dottoressa? No, no, posso così, grazie. Può partire. Grazie tante. Può partire, Luciana. Buone vacanze allora. Ottima notizia, grazie tante. Buone vacanze. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Pronto, buonasera, mi chiamo Diana. Volevo sapere se ci sono controindicazioni al vaccino durante l'allattamento, visto che sto allattando la mia bambina. Sì, da dove chiama Diana? Pescara. Pescara. Allora, controindicazioni per l'allattamento, quella è una domanda che ci hanno fatto tantissime mamme, preoccupate. In realtà il vaccino, per caratteristiche di base, si tratta sempre di un vaccino inattivato, quindi di un vaccino vivo, e pertanto tutti i vaccini inattivati hanno dato buona prova di sicurezza durante l'allattamento. Non esistono studi attuali perché il vaccino è nuovissimo, però per le caratteristiche del vaccino, per questa plausibilità biologica,
si può fare durante l'allattamento, sì. E non bisogna sospendere l'allattamento. Su questo aspetto si sono pronunciate proprio le società, sì, scientifiche, la Società Italiana di Neonatologia, la Società Italiana di Pediatria, che favoriscono l'allattamento anche durante la vaccinazione. E si sono pronunciate una volta per tutte, sì, non, sì, poco, non come, sì, comitato tecnico scientifico in maniera AIFA, molto chiara. Esatto. Cosa? E la nostra amica, altre domande per la dottoressa Soldato? No, benissimo, grazie. Che vaccino ha fatto lei o che vorrebbe fare? L'ho appena prenotato, Pfizer, credo, Pfizer. Non lo so. Giusto? Sì, giusto, mi sembra giovane, quindi allatta, per cui deve essere giovane. Bocca al lupo, Diana. Grazie. A lei, grazie. Buona serata. Pronto Rete 8? Buonasera. Buonasera, da dove chiama? Da Pescara, mi chiamo Carla. Carla, buonasera. Buonasera a lei, vorrei fare una domanda alla dottoressa che forse esula un po' dalle tradizionali domande. Io sono più contento. Mio marito che è un trapiantato di midollo stava facendo il piano vaccinale che poi è stato interrotto per poter fare il vaccino e infatti ha fatto tutte e due le dosi completate il 21 maggio. Volevo chiedere alla dottoressa quando può riniziare, quanto tempo deve passare per iniziare di nuovo il piano vaccinale? Guardi, allora, resti in linea intanto la nostra amica di Pescara. Prego. L'intervallo raccomandato, come per tutti i vaccini, è di 14 giorni. Quindi bastano due settimane per poter riprendere, se le condizioni di suo marito lo permettono, per poter riprendere la vaccinazione. Va benissimo. Benissimo, la ringrazio, molto prego, gentile. Grazie. Buona serata, grazie di nuovo. Altra telefonata, pronto Rete 8? Buonasera. Buonasera a lei, da dove chiama? Salve, sono la signora Giuliana da Trasacco. Signora Giuliana, buonasera. E come mi saluti, no? Trasacco, io bene, lei come sta? Benino, ringraziamo Dio. Senta, volevo parlare un attimo con la dottoressa. Allora, siccome che io ho prenotato il vaccino per il 18 di giugno, ho 54 anni, facendo l'AstraZeneca Pfizer, cioè a che cosa vado incontro? Ho paura che mi faccia reazione oppure no? Ah, resti in linea perché allora, se la dottoressa le deve fare domande, prego. Sì, allora signora, reazione che intende per fare reazione? Se intende effetti collaterali con i vaccini, ci sono degli effetti collaterali, diciamo, effetti indesiderati attesi, che sono la febbre, reazione locale, dolori articolari, cefalea, e che si può aspettare in tutti i vaccini, sia anche Astra che Moderna. Poi gli eventi avversi più gravi sono un altro discorso. Ho capito, certo. Volevo fare un'altra domanda. Sì. Allora, siccome che io soffro di una cardiopatia congenita, la sindrome di Addison, ecco perché ho detto se può fare reazione o no, perché ho paura, capito? Soffre, sì, di una cardiopatia congenita, può fare reazione, dottoressa? Guardi, scusi, non ho capito, signora. Ci dice il tipo di cardiopatia? È la sindrome di Epstein. Sì, signora, guardi, di questo deve parlare soprattutto col suo specialista, però per le cardiopatie generalmente non c'è nessuna controindicazione. Ho capito, va bene. La ringrazio, buonasera, complimenti. È più tranquilla adesso? Adesso sì, complimenti per la trasmissione perché la dottoressa è una bella signora, complimenti. Grazie, grazie, bocca al lupo, la nostra amica grazie a lei, la nostra amica di Trasacco che è una fedele telespettatrice, okay, già telefonata altre volte. Gigliola, mi passa un'altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Buonasera a lei, sono Katia, chiamo da Pescara. Buonasera. Buonasera, allora io volevo chiedere alla dottoressa Soldato per i miei figli. Io ho due ragazzi di 8 e 5 e 12 anni. Li posso vaccinare? Di 8 e? 15? 15 anni. 8 e 15 anni, dottoressa. Sì, può vaccinare al momento quello di 15, il ragazzo di 15 anni. Perché il vaccino il più, diciamo, è autorizzato Pfizer dai 12 anni in su.
Pfizer e altre, anche le altre case stanno facendo comunque dei trial clinici, sono in corso attualmente per allargare le fasce di età dai 6 mesi agli 11 anni. Quindi diventerà un po' come la vaccinazione anti-influenzale poi, quindi le stesse modalità e le stesse età poi. Nostra amica di Pescara? Ok. Quindi quello di 15 sì e quello di 8 no? Per il momento, ma a breve secondo me verranno fuori i risultati, perché stanno rimodulando anche il dosaggio. Ad esempio Pfizer 30 microgrammi sta facendo dosaggi a 10, 20 e 30 su questa popolazione. Stanno facendo dei trials clinici anche sulle donne in gravidanza? Sì, attualmente è in corso. Dai donne in gravidanza dai 18 anni in su. Un saluto alla nostra amica di Pescara, altra telefonata, pronto Rete 8? Sì, pronto. Buonasera. Buonasera a lei, da dove chiama? Chiamo da Pescara e voglio ringraziare per la possibilità, insomma, di intervenire, di chiedere alla gentilissima dottoressa Soldato informazioni. Grazie a lei. Sul periodo, insomma. Faccio la domanda, grazie. Sì, grazie. Dunque, io vorrei chiedere gentilmente, io ho fatto il vaccino prima dose, a distanza di un mese circa ho ancora fastidi al braccio, tipo intorpidimento e formicolì, io descrivo i sintomi per quelli che ho. Volevo chiedere se è una cosa normale e passeggera oppure se sono sintomi da dover rilevare e quindi far presente. Certo, allora lei non avverte dolore, mi sembra che abbia parlato di formicolii? Sì, a volte intorpidimento muscolare, però a volte nella giornata, sì. Raramente. No, è un dato comunque da approfondire, perché se persiste oltre un mese è un dato da valutare, perché generalmente... Okay. Gli effetti indesiderati sono a rapida risoluzione, durano qualche giorno, si autolimitano spesso nel giro di pochi giorni. La persistenza in un mese di un sintomo va sicuramente indagato ed approfondito. Perfetto, farò presente. Un'altra domanda, sì. Se è possibile, gentilmente. Sì. Dunque, io volevo capire, nello studio che è stato recepito anche dalla rivista, volevo capire se vengono appunto esaminati anche tutti i casi in considerazione anche delle patologie individuali delle persone vaccinate e di conseguenza sulla copertura e tutto il resto. Grazie mille. Sì, bella domanda. Allora, prima di chiudere le chiedo, che vaccino ha fatto lei? Io, Moderna. Moderna. Dottoressa, bella domanda la seconda che ha fatto. È stata presa tutta la popolazione, quindi non abbiamo preso persone malate e persone sane vaccinate ed è stata valutata la efficacia globale. Sì. Quindi in queste persone sono rientrate, a differenza dei trials clinici dove sono controllati, il mondo reale, sono entrate anche è entrato il diabetico, il cardiopatico, il trapiantato, mantenendo questi livelli elevati di efficacia. E quindi assume ancora più valore questo studio che è assolutamente stato fatto. Assolutamente sì. Altra telefonata, un saluto al nostro amico di Pescara che aveva chiamato prima, 21 e 40, pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Abbiamo la telefonata? Mi dicono di sì? Pronto? No, passiamone un altro. Allora, c'è? Fatemi capire qualcosa. Sì. Pronto? Vai avanti. Sì, allora, passa un'altra telefonata? No, non c'è questa telefonata. Vai avanti. Va bene. C'era una mail, vero Gigliola? No, allora vado avanti io. Evidentemente abbiamo qualche problema, mi dice Francesco in regia. Esitanti, indecisi o contrari? Intanto grave quando sono tra gli operatori sanitari. Gravissimo direi. Gravissimo. Nivax, Novax, stanno venendo fuori tanti? Le notizie di oggi di sicuro non hanno aumentato la fiducia, certo, la fiducia nella vaccinazione, soprattutto certo. Verso determinati. Tra l'altro in un momento in cui il pericolo si vede più lontano.
più il pericolo è lontano e più la gente si allontana dalla vaccinazione. La perché gente non che sente. Comincia a respirare esatto. Perché a come, pieni spesso polmoni, si dice, senza mascherina. Come spesso si dice, come spesso si ripete, i vaccini sono vittima del loro successo. E quindi. Mi piace questa, me la devo ricordare. Sì, si dice. Torniamo alle telefonate, evidentemente ha ripristinato pronto? Tutto. Sì. Pronto? Pronto? Buonasera. Sì. Pronto, buonasera. Sì, da dove io chiama, sto telefonando signora? Da Lanciano, sì, sto telefonando. Prego. Io il giorno di sabato mi sono recata lì al Pala Masciangelo, ho 76 anni, appena lo devo compiere in questo mese. 6-6 o 7-6? 7-6. 7-6. Niente, sono una persona allergica in questo momento molto molto in difficoltà per i pollini e quant'altro. Nel periodo primaverile si sa che gli allergici purtroppo ci siamo male. E niente, sono ipertesa, sono con inizio di diabete e mi hanno proposto l'AstraZeneca, cosa che ho rifiutato. Ma voglio sapere se questo è legale, se mi richiameranno per un altro tipo di vaccino, come funziona? Allora, è stata signora, chiamata questa sì, signora sentito. Con tutte queste patologie e le hanno prospettato l'inoculazione di AstraZeneca. Da questo punto di vista... Giusto? Sì, non ma c'è. L'avrebbe la potuto fare? Signora, lei che ma le ha detto che patologie ha? Ci ridice le patologie, signora? Sono una ipertesa, entrando in diabetologia quasi, con delle grosse problematiche di allergia. E sono medicata altamente con delle medicine, insomma, di tutto tipo, sia per l'allergia che per la ipertensione. Allora, ipertesi, allora, diabetica, con allergie varie. Signora, lei avrebbe potuto fare anche il vaccino AstraZeneca, perché mi ha detto che ha 76 anni. 76, sì. 76 sì. Anni. Per le allergie non c'è l'indicazione di un vaccino piuttosto che l'altro, a meno che lei non abbia una documentata allergia ad uno dei componenti del vaccino, altrimenti potrebbe fare tutti e due, perché per il suo diabete che farmaci prende? Fa l'insulina? Non so niente, solo dietologia. Ah, quindi la dieta. È dietoterapia, per cui non è un soggetto lei ad alto rischio da un punto di vista di fragilità. Quindi ho capito. Poteva fare AstraZeneca, quindi legalmente glielo potevano proporre, ci dice la nostra sì. esperta, giusto? Sì, perfetto, grazie. La quando la richiameranno, se è confermato che quando uno rifiuta si riparte. Adesso da, le modalità non so come cambiate, sono organizzate. Speriamo che la richiamino subito. Signora. No, ma devono richiamare perché non possiamo lasciare delle sacche di non vaccinati. Quindi. Un saluto alla nostra amica di Lanciano. Altra telefonata, pronto rete 8? Pronto? 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 Buonasera, sono Donatella, chiamo da Pescara. Buonasera Donatella. Mi sente? Sì, benissimo. Io ho mia figlia che ha 14 anni e che domani mattina ho il vaccino prenotato. Ho dubbi, qualcuno dice aspetta settembre perché diminuisce il virus. Volevo un consiglio dalla dottoressa. Sì. Allora, se ho ben capito... Qual è stato il... Però non mi spaventa il fatto della celiachia. No. Allora, sua figlia è celiaca, mi ha detto? Sì. 14 anni, giusto? Non c'è nessuna controindicazione a vaccinare soggetti celiaci, quindi vada a fare la vaccinazione in assoluta tranquillità. No, le ripeto, non mi spaventa il fatto della celiachia, ma che è troppo presto, che l'estate il virus, diciamo, diminuiscono i contagi, poi a settembre quando riparte la scuola di rifarlo. No, ma non è, guardate, io un'analisi corretta ci porta a dire che non è il caldo che porta via il virus, ma è stato il vaccino ad abbassare la circolazione del virus. Tant'è che il virus circola tranquillamente nei paesi caldi, all'Equatore, cioè, in Brasile c'è, cioè. Quindi non è... No, il dubbio me l'ha messo, glielo dico, il medico di base, perché ho prenotato, il medico di base mi ha detto perché l'hai prenotato, aspetto a settembre. Perché deve aspettare settembre? Dobbiamo darle l'opportunità di ammalarsi, no? No, ok. Non la sento molto convinta.
Il dubbio, basta una ma qual è il suo dubbio, signora? Allora, intanto chieda alla regia se ci alza un po' il volume di questa telefonata, perché sennò capiamo una parola su tre della signora. Qual è il suo dubbio? Il dubbio è che, vabbè, premesso, siamo nelle mani del Signore, sembra scontato, qualsiasi signore sia, però se il medico di base mi dice perché l'hai prenotato, aspetta settembre, poi se ne riparla. È giusta questa sì, sua... però come non sarò è... domani mattina? Vado domani mattina. Ah, okay. Dormirà stanotte? No. Domani mi chiami, me lo faccio sapere. Bocca al lupo per sua figlia. Ok, buon lavoro. E creda alla dottoressa Soldato. Allora facciamo in questo modo, io domenica sarò al Palafiere, venga al Palafiere così ne parliamo. Va bene. Domenica. Domenica. Però domani deve fare il vaccino. Domani cancella la prenotazione e viene al Palafiere. Aspetti, resti in linea perché le ha dato cosa deve fare? Di cancellare la prenotazione. E viene al Palafiere domenica mattina. Dice sono così sono disposta a parlare con lei e a chiarire a chiarire allora, i dubbi. Assolutamente più che... io mi fido di lei al 100%, proprio anche di più del 100%. Ha seguito mia figlia anche con gli altri vaccini. Ah. Quindi assolutamente mi fido di lei. È una persona meravigliosa. Benissimo. Comunque, e questa telefonata mi ha aiutato. È chiaro che non dormirò, ma non ho dormito di più di vaccino. Comunque, quindi... allora. Se vuole sfruttare l'opportunità che le ha dato la dottoressa Soldato, domani mattina cancella la prenotazione, domenica mattina va al Palafiere di Pescara, dice sono quella telespettatrice che ha chiamato in diretta giovedì sera, molto titubante, con la figlia 14enne da vaccinare. Parliamone. Che dice? Va bene. Vengo stanotte. Arrivederci. Un pensiero in più abbiamo dato alla signora. Vabbè, vedremo se la troverà domenica. La vada comunque a trovare. Buon lavoro. Arrivederci, buonasera, signora. Arrivederci. Pronto Rete 8? Pronto? Salve, sono Marco da Pescara. Buonasera. Marco, vada. Allora... Buonasera a tutti, vorrei fare una domanda. Senti, ho fatto una dose di AstraZeneca, posso decidere di fare una seconda dose con un altro vaccino? Signor Mario, non lo vuole più nessuno AstraZeneca, dottoressa. Allora, signor Mario, quanti anni ha lei? Marco, mi perdoni, quanti anni ha? Ho 47 anni. È giovane. Allora, 47. Sì. Quello che lei ha chiesto attualmente del mix and match non è contemplato nel nostro paese, anche se molti paesi hanno percorso questa strada. Purtroppo lei dovrà fare al momento la seconda dose di vaccino AstraZeneca. Però se lei può essere di conforto, quegli eventi avversi così importanti e gravi generalmente si sono verificati alla prima somministrazione e non alla seconda. Okay. Quindi ha salvato la vita, adesso può rischiare, questo le sta dicendo la dottoressa Soldato. No, ma statisticamente rischio zero non esiste alla seconda, però... Però deve rifare AstraZeneca. Sì, al momento sì, noi non è prevista questa possibilità. Da noi non a Pescara, in tutta no, Italia. No, in tutta Italia, esatto, il Ministero non ci ha autorizzato a fare questo... Bene così, Marco? Ok, grazie, la ringrazio, buona serata. Grazie a lei, buona serata a lei. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Da Cefagatti? Sì, prego. Volevo fare una domanda alla dottoressa. Sì. Io sono stata chiamata due volte a San Buceto per fare il vaccino. Purtroppo non me l'hanno fatto perché c'è un problema di allergia, ho avuto. Quindi sto aspettando che la dottoressa mi faccia una comunicazione per poter fare sto vaccino. Allora signora, lei perché è andata due volte? Cefagatti, perché è andata due volte a San Buceto? Due volte m'hanno chiamato, sì. Perché è andata a San Buceto? Due volte mi ha detto che è andata. Mi hanno chiamato a San Buceto, a via Tirino. Sì, allora, signora, ma lei perché mi ha detto Pescara, sì, Asli Pescara, sì. Certo. Perché signora mi ha detto che è andata due volte? La prima volta è andata? Perché la prima volta non mi hanno voluto vaccinare.
Ok. Perché ho avuto un'allergia nel 2006 di medicinali, sì, con come si chiama? Oddio, mo non mi ricordo. Con un farmaco? Sono stato ricoverato in ospedale praticamente. Per un'allergia, sì, ad un farmaco? Sì, sì. Poi mi hanno richiamato di nuovo che volevano vaccinare e non mi hanno vaccinato neanche allora. L'hanno richiamato. E mo sto aspettando che la dottoressa Soldati mi faccia la convocazione. Ma lei mi ha mandato una mail, sì, mi perdoni? Allora, sì, io sono stato di nuovo, ho lasciato le come si chiama? Le referenze. Ah, ha lasciato, quindi ancora me le trasmettono forse? Quando è che l'ultima volta che è stata? Martedì della settimana scorsa. Forse sì. ancora me le danno. È un soggetto da vaccinare. Sto aspettando una consulenza con lei. Sì, ma non tanto con me, con l'allergologa. Parliamo io e lei con l'allergologa. Ah, ecco. Adesso prima parliamo io e lei, vediamo se devo mandarla all'allergologa, perché lei che tipo di reazione ha avuto? Mi ha detto che ha avuto un'allergia a un farmaco. Io nel 2006 io ho avuto una reazione medicinale cefalosporina. E chetoprofene e ciproflonaricina. Sono stata ricoverata con uno shock anafilattico. Ho capito. Nel 2009 di nuovo ha avuto un altro shock, quindi ha avuto più di uno shock anafilattico. Sì, due volte. Sono diabetica, certo, molto alta, diabete molto alto. Ho 74 anni, ma faccio 75 anni e mi rimandano indietro. No, signora, adesso vediamo un po'. Martedì probabilmente mi passeranno il suo nominativo. Ci vogliono quei 10-15 giorni almeno. No, ho capito. Va bene. No, l'ultima chiamata io l'ho avuto già 20 giorni fa. Sì, però chiamata. L'ultima volta che si è recata al Palafiere mi ha detto che è stato martedì scorso. Sì, a chiedere di lei. Ah, a chiedere di lei. E venga allora, sì, signora, venga a trovarmi in ospedale. Dove? Alle vaccinazioni a Pescara. Quindi sarebbe l'ospedale... È l'ospedale vecchio, sì. Vieni in ospedale, la parte vecchia ci sono io. Mattina, pomeriggio. E che giorno posso venire? Guardi, signora, tutti i giorni. Ad esempio domani non ci sono perché vado a vaccinare fuori. Allora non tutti i giorni. Lo so, però capita. Se viene al sabato, signora, può venire sabato mattina? Vediamo sabato mattina, se no la settimana prossima. Come vuole, va bene. Bocca al lupo. L'aspetto, signora. Allora, chiedo di lei e... Sì. Va bene. E facciamo grazie la consulenza, tante. Va grazie, bene? Grazie, in bocca al lupo alla nostra grazie tante, amica. Prego, signora, prego. Buonasera. È un soggetto da vaccinare in ambiente protetto, proprio. Non necessariamente. Perché sulle allergie ci sono delle linee guida ben dettagliate da parte delle società scientifiche di riferimento. Queste linee guida ripercorrono un algoritmo sulla base di alcuni criteri per richiedere una consulenza allergologica. Sarà l'allergologo poi a valutare le allergie e sulla base di queste allergie richiedere la vaccinazione in un ambiente standard, magari con osservazione prolungata, oppure un ambiente protetto. Teniamo presente che la richiesta di un allergologo è sostenuta soltanto da una anafilassi severa, quindi con un interessamento respiratorio e cardiocircolatorio. Beh, la signora ha avuto due episodi importanti, quindi va valutata attentamente. Verrà a trovarla. Altra telefonata, 21:55, pronto rete 8? Buonasera, da dove chiama? Dalla provincia di Pescara. Sì, prego. Allora, volevo chiedere alla dottoressa, io domenica ho fatto la prima dose di Pfizer, però ho le vene varicose e non ho avuto né mal di braccio, né dolore di testa, niente, semplicemente un bruciore alle gambe, che mi sono un po' spaventata perché ho avuto una filippite quest'estate, no? Allora sono corso subito a fare un eco Doppler. Il dottore mi ha detto guarda come l'ho lasciato l'ho ritrovato, non è che però c'ho questa suggestione di fare la seconda dose. Hai capito? La porto nel cuore, la porto nel cuore. Oppure no, dottoressa, signora, quanto è durata questa sensazione?
Allora, l'ho fatto domenica, tutto lunedì, martedì mattina non c'era più, capito? È svanita da sola, si è autolimitata questa condizione, mi sembra di capire. Sì, ma il medico curante mi ha detto, prima di fare il vaccino, di prendere qualche nurofen, e anche dopo, ha detto che ti aiuta un po' anche nei dolori, certo, capito? Certo. E mi è passato... Però quella giornata avevo tutte queste pizzicoli alle gambe, io ho visto che già ci soffro di vene varicose che non posso operare. Allora, insomma, ho avuto un po' di paura, dottoressa. Sì, però ha fatto un controllo accurato, io direi signora di procedere con la seconda dose. Perché io poi sono corso subito al chirurgo vascolare a fare l'eco Doppler. Però lui l'ha tranquillizzata, giusto? Sì, ha detto metti un po' di ghiaccio alle gambe, un po' d'acqua fresca. Ma se lei ha un'insufficienza venosa, magari va incontro anche col caldo, adesso col caldo probabilmente questo non... No, a tutte e due le gambe c'ho l'insufficienza venosa. Non l'ho potuto operare perché la l'insufficienza venosa. Sì, sì. Ho un problema di ipercremia muscolare, no? Allora l'anestesista ha avuto un po' di problemi, non me l'hanno fatto l'operazione. Certo. Ho capito. Va bene. Segue i consigli della dottoressa Soldato. Si armi di coraggio e vada per la seconda. Tanto, dottoressa, penso o di Covid o di vaccini. No, questo non lo dica mai, neanche mai, mai questo. Non lo dica mai, come scherzo. Bocca al lupo, buonasera. Buonasera. Grazie, dottoressa. Sì. Buonasera. Sì. Altra telefonata, mi fa segno Gileola. Sì, ce l'abbiamo. Pronto, rete 8? Buonasera. Buonasera. Pronto? Sì, da dove buonasera, chiama? Dottor Castignani, sono Giuseppe da Chieti. Buonasera, Giuseppe. Noi ci siamo già sentiti la settimana scorsa e sono un vostro ascoltatore. Sì. Senta, io purtroppo vedo... Lei è quello del contraddittorio con un contrario sì, ai esatto. vaccini. Vabbè, non lasciamo perdere perché tanto... No, è lei? È era lei? Sì, sono io. Sì, no, era per capire... Sì. Sì, sono proprio io. Mi è piaciuta molto la sua domanda, sono contento che l'abbia chiamata. Grazie, però ecco... Lasciamo la domanda perché questa sera purtroppo io vedo invaso nel televisore il discorso della terza dose e novità, è così scritto, sì. Non so come si chiama in gergo televisivo, sì. Questa scritta che appare sotto. Sì. Io le dico semplicemente questo, che prima che voi andaste in onda ho fatto un po' di giri di canali e ho visto la Lili Gruber sulla 7 che intervistava la dottoressa Viola e sì. Io vi prego di smentirmi, ma vi prego caldamente, e la quale Lili Gruber è rimasta proprio atterrita dall'uscita della Viola, che comunque è una dottoressa molto molto pro-vax, appunto, sì. Molto immunologa di Padova. Esatto, immunologa di Padova. E la Gruber le ha detto, ma dottoressa, a fronte del caso appunto di Genova e quant'altro, che cosa lei dice? La dottoressa Viola ha detto queste parole, ha detto assolutamente no di non fare il secondo richiamo di AstraZeneca, parole della dottoressa Viola. In più poi ha detto che per quanto riguarda la terza dose di vaccini, come ad esempio si farà Pfizer e Moderna e quant'altro, che non è detto che bisogna fare la terza dose perché può darsi ci sia la copertura anche per più di un anno perché certo, devono valutare questo devono valutare certo. E quindi io sentendo la notizia della Lili Gruber e quello che vedo qui sotto sono un po' cioè non so che cosa pensare. Questo è quanto per quanto riguarda la puntualizzazione su ciò che vedo nello schermo sì. Per, invece riguardo alla dottoressa due semplici domande se mi permette. Sì, prego. Intanto, dottoressa, buonasera. Buonasera. Voglio riferirle le parole che ha speso il dottor Parruti nei suoi confronti. Veramente le ha fatto veramente una presentazione di sicuro rilievo. Cioè, ha avuto parole veramente di elogi nel suo comportamento operativo, soprattutto all'ospedale di Pescara. Dunque, io volevo dirle questo, dottoressa. Lei prima ha detto che ci sono circa 200 vaccini in studio, giusto? Mm-hmm. Sì, all'incirca. I vaccini sì. Stanno studiando circa sì. 200 vaccini, ecco. Volevo sapere, ma c'è quindi il patogeno? Cioè c'è allo studio un vaccino con il patogeno?
Cioè, voglio dire, siccome sono vaccini a RNA... Sì, ce n'è uno che, guardi, uno o due sono... Le dico anche perché dopo... Sì, sì, mi dica pure, poi le dico anche perché le ho fatto questa domanda. Sì. Ce ne saranno un paio in studio a virus vivo, sì. Sì. Quindi voleva aggiungere, Giuseppe? Niente, perché ci sono tante persone che io conosco, aspettano, non aspettano altro che il vaccino con il patogeno, perché noi sappiamo che tutti i vaccini che conosciamo presenti sono con il patogeno, cioè lasciamo perdere rosolia, morbillo, parotite, sono tutti con il patogeno. Non sono, signor Giuseppe. Signor Giuseppe, non sono tutti col patogeno. Beh, non tutti, però gran parte sono col patogeno. No, gran parte, sono la parte minore. Col patogeno. In realtà tutti oggi io chiamo... La mia domanda... Sì, faccio la domanda così poi la dottoressa le risponde. Che ci sono insomma ancora delle reminiscenze per questo RNA messaggero che sia oppure con il vettore virale. Allora, quando sarà pronto questo vaccino con il patogeno? Sarà sicuramente più efficace rispetto a questo tipo di approccio che si sta facendo adesso? Grazie Giuseppe, Giuseppe. Faccio rispondere alla dottoressa, poi devo andare tassativamente in pubblicità perché sono anche in ritardo. Dottoressa. Allora, signor Giuseppe, oggi i vaccini di oggi sono altamente ingegnerizzati. Ai tempi di Pasteur e Jenner si utilizzavano i microrganismi interi inattivati. Oggi invece, proprio per rendere il vaccino più tollerabile, con meno effetti collaterali e sicuramente con una risposta più mirata, si tende proprio a selezionare, a purificare altamente, a prendere parte di questo organismo, di questo microrganismo. Quindi la tecnologia, gli studi sono più propensi a prendere parti, quelle che caratterizzano maggiormente l'agente patogeno, e su quelli costruire una risposta immunitaria efficace. Perché gli effetti collaterali legati all'utilizzo di un organismo vivente possono essere anche come quelli per la polio, magari se non perfettamente realizzati, possono dare problemi di riattivazione. Quindi oggi si preferisce prendere parti di questi microrganismi patogeni. Grazie dottoressa, un saluto caro all'amico Giuseppe di Chieti, devo andare tassativamente in pubblicità, sono già fuori di 2 minuti. Ci vediamo tra pochissimo. Il tampone a un ragazzo. Rieccoci di nuovo in diretta da studio per la seconda e naturalmente ultima parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile dedicata ai vaccini anti-Covid. Vorremmo parlare anche di terza dose e di novità vaccinali. Abbiamo fatto qualche cenno con la nostra ospite, la dottoressa Graziella Soldato, dirigente medico dell'unità operativa complessa Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica Ospedale di Pescara. Siete in tanti che chiedete di parlare con la nostra ospite, io sono... Scusate, il più contento, vi chiedo la cortesia di fare domande brevi in maniera tale di soddisfare il maggior numero di vostre telefonate. Pronto Rete 8? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Buonasera, chiamo da Pescara. Buonasera. Domanda per la dottoressa Soldato, io sono andato al centro vaccinale il 4 maggio alle 15.30 per fare la... vaccino AstraZeneca, la famosa settimana, se non che nella mia scheda ho scritto che avevo avuto uno shock anafilattico quando ho fatto un vaccino, ero ragazzo, adesso ho 74 anni, e uno shock anafilattico per un vaccino alla quarta dose per l'allergia da graminace, eccetera, quindi mi hanno richiesto una consulenza allergologica, però sono ancora in attesa e vorrei sapere di che morte devo morire. Cioè vorrei sapere insomma quando è che verremo. Non lo dica manco per scherzo. No, parliamo di morte. No, siccome siamo dei soggetti piuttosto protetti, anche un pochino, come posso dire, il generale Figliuolo ci tiene molto a noi oltre a 60 anni, vorrò sapere a che livello di elenco ci troviamo, quanto tempo dovrà passare. Allora, resti in linea perché se la dottoressa... Qual è il suo nome? Mi sono dimenticato.
Io sono Enzo. Signor Enzo, buonasera. Allora, lei mi ha riferito adesso un'allergia, uno shock anafilattico, però a un vaccino desensibilizzante, mi sembra? Esattamente. Per graminace, urticace, alla quarta dose shock anafilattico. E altre allergie? Oltre no, a quelle... Nessuna. È asmatico? Ho una lieve insufficienza respiratoria cronica. Guardi, con ogni probabilità, adesso vabbè, parleremo, verrà a trovarmi, però per un vaccino desensibilizzante non c'è questa necessità di rinviare la vaccinazione. Infatti non io era un vaccino immunizzante, ecco, quindi magari è stata rinviata parlando di vaccino, ma non era il vaccino immunizzante quello che ho fatto, è un vaccino desensibilizzante. Ma io quindi... ho compilato la scheda. Sì. Ovviamente ho scritto tutta la verità, nella verità. Sì, sì, ma si tratta di un vaccino completamente diverso, perché il suo è un vaccino desensibilizzante che contiene in qualche modo l'allergene, quello che le dà fastidio. Quindi esatto. Può dare questo tipo di reazione. Il medico del centro vaccinale ha richiesto una consulenza allergologica. Perché secondo lui devo fare il vaccino in modalità protetta. No, non c'è questa indicazione. Magari ecco, approfondiamo, signor Enzo. Mi ha scritto una mail? Sì, a lei, alla dottoressa Devina Stella, si chiama? Sì, sì, sì. Sì. Quando? Posso chiederle quando? Perché la mia casella di posta è estremamente ricca. Guardi, la devo ritrovare, signor Enzo, quindi... Sì, no, guardi, io, allora la consulenza allergologica è stata richiesta il 4 maggio, io il 25 maggio alle 11.27 ho mandato la mail. Perfetto, allora, 25 maggio. A lei e alla dottoressa Delina Stella, sì. Sì, se lo segni, dottoressa, vada a cercare sì, Enzo, 20... Enzo da vabbè, Pescara. Poi da Pescara. Enzo da Pescara. Enzo da Pescara. Grazie, in bocca al lupo al nostro amico Enzo. Però, Gigliola, che punto siamo? Mail dei telespettatori, sì? Vai. Ah, c'è una telefonata? Non avevo capito. Poi abbiamo una mail, giusto? Sì. Spazio allora a questa telefonata. Pronto Rete 8? Pronto? Non ce l'abbiamo. Vai con la mail? Sì? Vai con la mail, vai. Sì, però ci dovete dare l'audio. Eccoci qua. Dicevo, Daniela ci scrive, volevo chiedere alla dottoressa Soldato come posso verificare se ho avuto il Covid un anno fa. C'è un'analisi che mi permette di verificarlo? Sì, e c'è il telefono che squilla. Vai Giulia, dottoressa. Può provare a fare un esame sierologico, ma a distanza di un anno non è detto che ci sia una persistenza di anticorpi, quindi nell'eventualità la signora dovesse aver avuto la malattia e gli anticorpi non ci sono, la conclusione non è quella giusta. Come posso, ce l'ho anche io, la leggo sul mio cellulare, come posso verificare se ho avuto il Covid un anno fa? C'è un'analisi. È l'unico, il sierologico, è passato troppo tempo, in molti può rimanere traccia di anticorpi, c'è. E quello determina il passaggio del virus, ma in molti, a distanza di un anno, questa possibilità potrebbe non esserci. Se è stata sintomatica, ha avuto dei sintomi particolari, suggestivi di Covid. Il sierologico lo può comunque fare. Esatto, assolutamente. Tanto sì. Per. Torniamo alle telefonate. Sì, pronto Rete 8? Sì, buonasera. Buonasera, da dove chiama? È da Giuliano Teatino. Sì, viva le ciliegie. Infatti ci sono. Volevo chiedere alla dottoressa, la terza dose eventuale in autunno o inverno si può fare nella stessa seduta con il vaccino per l'influenza? Oppure bisogna protrarre dopo un mese? Vedremo un po' i tipi di vaccini a disposizione e l'effettiva necessità di questa ulteriore dosi. Questo è un bel interrogativo, se il prossimo inverno ci sarà la profilassi equivalente. Qualche no? Regione ha già previsto la terza dose, ha già messo in programma la terza dose. Tipo il Veneto, sembra. Le cosomministrazioni sono possibili, ci sono delle evidenze in questo senso, però
attendiamo per questa terza dose. Questo sarà un altro bel dilemma, in autunno, inverno, profilassi bivalente, se faremo l'influenzale più la terza dose. Staremo a vedere, chi vivrà vedrà in questo caso. Grazie, altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, chiamo da Pescara. Sì, prego. Senta, io ho 76 anni e ho fatto il vaccino, tutte e due le dosi. La prima dose sono stata benissimo, anche la seconda non mi ha fatto nulla, finché verso le 10 della sera, alle 22 della sera, ho cominciato a sentirmi male. E sono andata avanti fino alle 5 del mattino con dei fastidi, dei tremori, la testa, una cosa impossibile, irresistibile. Vorrei sapere come mai... Che vaccino posso chiederle che vaccino ha ricevuto lei? Pfizer. Questo nel vaccino Pfizer è molto frequente, a differenza ad esempio dei vaccini a vettore virale. Nei vaccini a RNA messaggero generalmente la prima dose ha meno effetti collaterali rispetto alla seconda dose. Questo accade prevalentemente nella popolazione più sotto i 55-60 anni di età. Però la seconda dose ha più effetti collaterali della prima. Ma così tardi? Io mi sono meravigliata dell'ora. Sì, certo. Lei a che ora ha avuto la somministrazione del vaccino? A che ora gliel'hanno somministrato? Sono tornata a casa alle 10 della mattina. E la dottoressa mi ha detto stia a letto tranquilla. Io sono stata fino a mezzogiorno, poi ho detto sto bene, mi sono alzata. Ho fatto tranquillamente tutto ciò che dovevo fare. Poi stavo bene, verso le 9:30, alle 10 ho cominciato a sentirmi strana, la testa. Sì, sì, è possibile, signora, è possibile. È possibile. Non devo aver paura della terza dose, no? No, no, la terza dose bisogna vedere un po'. Vedremo, no, vedremo. L'intervallo giusto, soprattutto l'intervallo giusto. Ha superato la prima, la seconda, la terza, la via sciolta. Sono molto favorevole ai vaccini, ho fatto l'influenzale fin dal primo anno. Quindi... E l'antipneumococcica l'ha fatta? Mi sembra di sì. Deve farla, signora, l'antipneumococcica. Ah, ho capito. Ultimamente il dottore mi ha fatto quello contro la polmonite. Esatto, intendevo quello contro la polmonite, è stato bravissimo il suo dottore. Come sono andata a fare l'antinfluenzale mi ha fatto fare anche questo. Esatto, li ha fatti insieme, uno a un braccio e uno all'altro. Esattamente. Perfetto. Brava la signora. E bravo anche il suo dottore. Bravo anche il suo dottore. Grazie. Bocca al lupo. Grazie. Arrivederci, buonasera. Arrivederci. Altra telefonata, mi fa segno Giuliola. Pronto Rete 8? Sì, buonasera, Anna, siamo da Vasto. Sì, buonasera. Sì, io avrei due domande da fare. Sì. Allora, una, se è vero che i vaccini ad mRNA potrebbero causare nel tempo delle malattie neurodegenerative tipo la SLA o l'Alzheimer? Perché sta girando questa notizia sul web e quindi mi sono un po' spaventata. Non c'è nessuna evidenza, signora, di questa notizia. Tante sono queste notizie che girano sul web senza basi scientifiche in molti casi. È molto dura fare comunicazione. Essendo un medico Nobel ad aver dichiarato questo, allora in molti si sono chiesti magari se poteva essere vero. Chi è questo Nobel che la dichiara? Ne conosce? È un francese. Medico francese, adesso non ricordo il nome, però gira un'intervista. Montagnier di solito va dicendo. Montagnier. Esatto, sì, lui. È lui che dice queste cose, sì. Però non sono prive di fondamento. È uno contro tutti. L'altra domanda? Posso? Prego. Sì, dopo quanto tempo si può programmare una gravidanza facendo il Pfizer? Guardi, non c'è un intervallo di tempo da tenere in considerazione. Non deve smaltire nulla, quindi non è un farmaco da smaltire. Quindi la può programmare anche subito? Programmare, sì, tant'è che stanno vaccinando le donne in gravidanza. Quindi. Fate le due dosi, sì. Fate meglio le due dosi. Quindi non bisogna aspettare un paio di mesi dalla seconda dose per programmare una gravidanza, no? Non bisogna aspettare, no. Non è un vaccino vivo, non si replica e viene eliminato dall'organismo. Ok,
la ringrazio. Grazie, prego, grazie alla nostra amica di Vasto. Altra telefonata, pronto alle 8? Pronto. Buonasera. Sì. Siamo da Terni. Da? Una domanda per la dottoressa Soldati. Sì, non ho capito da dove chiama, signora? Da Teramo. Ah, buonasera, prego. Buonasera. Allora, il mio figlio ha l'emocromatosi. Può fare qualsiasi tipo di vaccino? Che ha suo figlio? Che patologia ha suo figlio? L'emocromatosi. L'accumulo di ferro. Sì, sì, sì. Non avevamo capito, non scusi. Non si sentiva, signora? Sì. Può fare qualsiasi tipo di vaccino? Dottoressa. Sì, guardi, per i soggetti, diciamo, con... vulnerabili sono sempre da preferire i vaccini a RNA messaggero. Sì. Quanti anni ha suo figlio? Moderna e Pfizer. Sì, sono Pfizer e Moderna. Sì, sì, sì. Quanti anni ha suo figlio? 32. Sì, maggior ragione. Pfizer o Moderna? E allora, dottoressa, quando lui si è prenotato a Teramo, centro vaccinale di Teramo, sì, il 17 giugno, sì, che cosa dovrà dire? Noi abbiamo solamente il responso delle analisi con l'emocromatosi, non è che abbiamo altro. Certo. Che cosa dovrà dire a... deve portare l'esame del sangue, anche se... Ma soprattutto perché è giovane, signora. Sì, e quindi dovrà fare... Quindi, se casomai, per età, signora, per età... Sì. Prego, finisca. Prego. Dica, signora. Sento. Signora, mi sente? Per l'età, quindi, dovrebbe fare o Moderna o il Pfizer, sì, oppure Johnson? No. Pfizer o Moderna? Perché se adesso attendiamo anche le nuove indicazioni da parte del Comitato. CTS, che stanno per uscire, sì, signora, quindi ci toglieranno ogni dubbio. Sperando che siano quelle decisive, perché ogni... Va benissimo, comunque lui quando andrà lì porterà l'esame del sangue e vedranno questa cosa. Certo. Sì, porti anche la sua cartella clinica se ha altri accertamenti... E chiederà magari possibilmente di fare Pfizer o Moderna. Grazie, in bocca al lupo alla nostra amica di Teramo. Altra telefonata, pronto Rete 8? Buonasera. Sì, buonasera, da dove volevo chiama? Da Pescara. Prego. Allora, volevo fare una domanda alla dottoressa. Siccome io mi sono operata le vene e la safena, tutte e due le gambe, mi ho fatto il vaccino, la prima dose di AstraZeneca. Ma la seconda dose adesso è un po' pericolosa, cioè io ho un po' paura. No, signora, allora, no, la seconda dose la faccio. Al signora, momento. Anch'io Quanti devo anni fare ha, la signora? Seconda dose di AstraZeneca, devo fare anch'io. Ma sì, ma tutto questo che si sente. Quanti anni ha, signora? Io ce n'ho 76. 6-6? 7-6. 7-6. Dottoressa. Signora, la faccia la seconda dose perché è importante che lei sia protetta. Il problema che ha di insufficienza venosa, mi ha detto, giusto? Sì, mi sono operata di fatto le varicose. Allora, quei rari eventi diciamo indotti dal vaccino hanno dei meccanismi d'azione completamente diversi, quindi chi ha questi problemi di insufficienza venosa o trombofilie può comunque fare il vaccino. Ho capito. Ma poi un'altra cosa, dottoressa, siccome mio cognato che ha 82 anni, l'ha chiamato per fare il vaccino, sì, e lui stava in ospedale. E praticamente gli ha detto che devo fare adesso per fare il vaccino. Dice adesso la chiamiamo noi. Ma adesso finché oggi è 2 mesi che ancora lo chiamano. Lui sta nel letto, c'ha il Parkinson. Parkinson, e sì, quindi sta nel letto. Ma non è stato mai vaccinato lui? Non è stato... No, non è stato vaccinato. Ma dovevano... Allora, è stato chiamato per fare il vaccino a casa, perché lui, sì, non può andare... Sì, dov'è la signora? Non ci può andare. La signora è di Pescara? Sì. Signora,
C'è un, è stato organizzato un servizio di vaccinazione a domicilio. Quindi sì, però non ancora, non l'ha chiamato, l'ha chiamato una volta e lui è stato ospedale. Ah, forse quindi era stato già chiamato una volta e lui non c'era, forse? Stava in ospedale, era ricoverato in ospedale. Era ricoverato in ospedale. Esatto. Quello era, non l'avevamo capito. Sì, era ricoverato, quindi era stato chiamato mentre lui era ricoverato. Quindi adesso sta aspettando che lo chiamino e passino a vaccinarlo a casa. Perché... Allora, esatto. Faccia così. Allora, faccia così. Che dobbiamo fare per allora, farlo vaccinare lui? Mi segua. Adesso tolgono la comunicazione in diretta. Parla con Gigliola, la telefonata torna a Gigliola, lascia il suo nome e il suo cognome, il numero di telefono, a fine trasmissione io poi lo do alla dottoressa Soldato, va bene? Grazie, in bocca al lupo. Altra telefonata, resti in linea così parla con Gigliola. Intanto noi andiamo in diretta con quest'altra telefonata. Pronto Rete 8? Salve, buonasera. Buonasera, da dove chiama? Da Montorio. Sì, prego. Allora, volevo chiedere una cosa. Io sono stato malato a ottobre di Covid, poi ho fatto un sierologico 2 mesi fa e avevo con il metodo PAU 680 di anticorpi bloccanti. Dopo 2 mesi, quindi diciamo 10 giorni fa, ho rifatto di nuovo un sierologico e sono sceso a 480 all'incirca, più o meno. E mi diceva quindi, diciamo, dove mi hanno fatto le analisi, che quando uno ha tutti questi anticorpi è solo che ha più tempo, per cui dopo, diciamo, dura l'immunità. Adesso vorrei capire, io dovrei fare il vaccino, e perché lo dovrei fare, visto che normalmente ho anticorpi più spesso di chi ha fatto il vaccino? Cioè, è giusto che lo faccia oppure potrei anche aspettare? Bella domanda. Posso vivere e campare di rendita, dottoressa? Allora, la malattia c'è stata. So. Per carità, mi passi la battuta, dottoressa. Allora, il vaccino va fatto. Va fatto perché comunque il tipo di vaccino aiuta anche, crea proprio degli anticorpi neutralizzanti veramente efficaci. Il monitoraggio della cinetica anticorpale non è un'indicazione, non è che possiamo fare sempre la misurazione degli anticorpi e decidere quando è il momento di fare il vaccino. Quindi, tant'è che negli Stati Uniti non c'è nessun intervallo di tempo da attendere. Appena una persona guarisce dal Covid, si rimette dal Covid, può procedere con la vaccinazione. Quindi anche lei ha l'indicazione per essere vaccinato. Grazie, grazie al nostro amico di Montorio. Vado da Gigliola, allora facciamo un'ultima telefonata e c'è una mail di un telespettatore e poi chiudiamo. Pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Ce l'abbiamo? Sì. Pronto? Sì. Pronto, buonasera. Da dove chiama? Da Loreto a Prupino, volevo chiedere questo. Sì. Io ho fatto la prima dose di Pfizer il 26 febbraio scorso, poi a distanza di 3 settimane avrei dovuto fare la seconda dose, ma ho avuto bisogno di un ricovero ospedaliero per un problema di salute e quindi è saltata la seconda dose. Adesso alcuni giorni fa ho fatto il prelievo sierologico ed il valore che è venuto fuori è di 41,9. Volevo chiedere alla dottoressa, devo ripetere entrambi le dosi? No, il ciclo non si comincia mai da capo il ciclo. Quindi conviene. Quando è che ha fatto la prima dose? Il 26 febbraio scorso. Quindi sono passati. Faccia direttamente la seconda dose anche a distanza di tempo. Quindi posso ripetere in questo periodo anche solo la seconda dose? Sì. Ripeta la seconda dose, sì. Grazie, grazie. Grazie mille. Grazie a voi. Gigliola, l'ultima mail e poi chiudiamo. Vai. Ci scrive Dario da Ortona. Domani mi vaccino con la prima dose. Ho 29 anni. Quale mi faranno? Dottoressa. Non possiamo dire quali. Ortona, Aslan, Cianova, Stochieti. Non so come sono organizzati. È fuori territorio. Oppure bisogna vedere cosa il CTS. Come si pronuncerà il CTS? In se nottata, si domani mattina. Se si pronuncerà, perché io ho controllato anche poco fa. Non ho trovato abbiamo notizie indicazioni in merito.
Chi può dirlo? Si presenti, vedrà, poi deciderà. Non siamo in grado di decidere. Senta, allora, io ho 2 minuti, come la chiudiamo questa trasmissione? Un report di IQVIA, che è uno dei più importanti leader mondiali intanto ricerca e elaborazione dei dati che riguardano la salute e l'assistenza delle persone, dice su 100% italiani, 50% è favorevole, 25% è esitante, 25% è contrario al vaccino, 1 su 4. E questo allora, è una considerazione. E l'altra è, a mio modesto parere, manca un piano di comunicazione ufficiale, definitivo, perché non se ne può più, veramente non se ne può più. Che possiamo fare, dottoressa? Lei ha toccato gli aspetti più delicati di questa campagna vaccinale, l'esitazione e l'opposizione alla vaccinazione. Questi potrebbero diventare, ecco, come dicevamo prima, il vero punto vulnerabile, perché proprio grazie alle vaccinazioni la percezione del pericolo cambiando chiaramente favorisce gli esitanti. I contrari rimarranno quasi sempre contrari, gli esitanti sono tantissimi. E rischiano di mandare a monte l'immunità di gregge. Esattamente, quindi l'invito invece è a credere nei vaccini, affidarsi dei vaccini, perché oggi se la malattia è stata fermata in gran parte della terra, perché sì, dove si è vaccinato su larga scala, sì, sì, la malattia è stata bloccata, questo risultato è dovuto solo ed esclusivamente, certo, ai vaccini. La prova provata è che rispetto all'anno scorso tantissime migliaia e migliaia di anziani che l'anno scorso non erano vaccinati, quest'anno vaccinati ce l'hanno fatta. Grazie, grazie alla dottoressa Graziella Soldato, dirigente medico Unità Operativa Complessa Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica dell'Ospedale di Pescara. Grazie dottoressa per essere stata con noi, per la sua competenza, la sua chiara esposizione. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa puntata, in relazione come sempre la collega Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, io saluto e ringrazio anche in regia Francesco Specchiulli, per la supervisione tecnica Andrea Di Fabio e tutti coloro che ogni settimana ci seguono, e speriamo ci saranno e saranno ancora con noi anche giovedì prossimo con Pronto Medicina Facile alle ore 21. Ne sono assolutamente sicuro, anche perché giovedì prossimo tratteremo il tema dei temi, parleremo di Covid e trombosi. E penso che in queste 7 giorni che ci separano dalla prossima puntata ne succederanno altre, speriamo di avere indicazioni chiare da chi ci governa e dagli enti regolatori. Parleremo di vaccini anti-Covid e trombosi col professor Umberto Benedetto, direttore della clinica cardiochirurgica dell'ospedale di Chieti. Invece con Medicina Facile ci vediamo domenica alle 12.30, in replica alle 22, parleremo di riabilitazione neurologica per persone che sono state colpite da ictus cerebrale. In studio con me ci sarà la professoressa Irene Ciancarelli, neurologo, professore associato di medicina fisica e riabilitativa dell'Università dell'Aquila. Tutte le trasmissioni, compresa questa, le trovate su YouTube Rete 8 Salute. Vi ricordo anche l'indirizzo di posta elettronica di questa trasmissione, che è salute@rete8.it, e vi ricordo sempre che se tenete alla salute, alla vostra salute, questa è la vostra trasmissione. Ci vediamo domenica e giovedì prossimi. Grazie, buonanotte.